venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in questo percorso che dalla cripta di Santa Maria delle Grazie collega i vari luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio. Si sale su verso la cella numero 1 ed altri luoghi come il coro delle Stimmate. Oggi qui per leggervi la testimonianza di Katia. Vedete attraverso questo indirizzo di posta elettronica dove potete raccontare la vostra storia. Anche Katia ci ha inviato una email dove racconta la storia della sua famiglia. Conosco da sempre Padre Pio perché quando ero piccola mio papà era molto devoto. Lui ascoltava le cassette con la voce di Padre Pio, leggeva i libri dell'epoca. Sono sempre stata una bambina sensibile, crescendo ho sofferto di ansie, successivamente anche di attacchi di panico. Quando l'ansia era più forte, io tanto più forte mi affidavo alla preghiera. Avevo un libricino di Padre Pio con tutti i suoi pensieri, aforismi e tutte le notti lo leggevo. Quando sentivo la necessità di dormire, lo riponevo sotto il cuscino. All'epoca ero già sposata, avevo una splendida bambina. Un giorno avvertii un fortissimo profumo di rosa, intenso, penetrante. Ero in casa e non avevo alcun fiore. Ho pensato che era il segno di Padre Pio che sarei guarita. E così è stato, ma era anche un avvertimento. Di lì a poco io avrei sbagliato. Volevo lasciare mio marito. Una notte mentre dormivo ho sognato Padre Pio, era seduto accanto a me, c'era un tavolo di legno, io ero seduto dalla parte opposta. Mi ha detto che dovevo confessare tutti i miei peccati e poi si congedò. La stanza sembrava una libreria con un tavolo di legno in noce scuro, due sedie impagliate. In realtà ho sempre pensato e creduto che non fosse un sogno. Dopo alcuni anni si è ammalata mia mamma, un tumore al terzo stadio, ho pregato incessantemente. Due giorni prima della sua morte io e mia mamma chiuse in casa abbiamo sentito di nuovo questo profumo di rose, intenso. Mia madre pianse, era convinta che la sua guarigione era vicina. Dopo due giorni è morta. E io ho pensato che proprio quel profumo era quel profumo di santità. Mia madre sarebbe stata liberata da quel male, Dio la voleva nella schiera dei suoi angeli. A Natale saranno due anni senza di lei e quando questo ha fatto crescere in me tanta ansia placata soltanto da preghiere e invocazioni al Padre. Grazie Katia.